Il sindaco di Avellino non paga la sanzione di 400 euro comminatagli per i fatti che si sono verificati la sera del 30 maggio in via dei Concili, o meglio, il primo cittadino non paga la multa nell'ultimo giorno utile per il pagamento dimezzato della stessa. Festa attende l'esito dell'indagine relativa a quanto si è verificato quel sabato, quando a un certo punto della serata, proprio all'arrivo del sindaco, è esploso il caos, situazione nella quale il sindaco si sarebbe trovato suo malgrado coinvolto. Questa la versione che Festa ribadito più volte nei giorni scorsi, anche attraverso l'informazione dei canali nazionali. L'indagine da parte della Digos e dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, prosegue nel massimo riserbo. Intanto, nel fine settimana appena trascorso, tutto è andato bene. Via l'Italia, il corso Via dei Concilis e le altre strade di ritrovo dei giovani hanno visto una presenza ancora più massiccia di forze dell'ordine. Notevole la presenza di giovani per le strade del capoluogo irpino, una folla comunque composta e rispettosa delle norme. Si può stare tutti insieme, farsi una risata facendoci qualche racconto di come abbiamo passato in questo caso la quarantena, ma alzare il gomito non porta a niente, al massimo porta a sentirsi male. Anche stasera vedo parecchie persone con le mascherine, distanziamento sociale nei locali specialmente, rispettato, quindi è una bellissima serata. Fin quando non si calma totalmente la situazione dal punto di vista nazionale, anche se qua ci sono pochissimi casi, è meglio continuare a tenere le distanze, le giuste precauzioni, finché non si torna alla normalità. Ecco, tu invece? Per me continuiamo così, con questo piede, rispettando le normative che ci sono, e ce la faremo ad uscirne completamente.